E senti storrato, so, amico so, del Mamma Saldigna, in questo luogo di cultura che è la so, biblioteca del convento di Santa Maria de Bellè, di Betlem, in noge, del suo frate francescano, so, in noge, in Tattari. O è una puntata particolare, speciale, è la seconda puntata che fa è data, e noi scriviamo fa è dare, della città di Tattari, però intro a sa festa manna, del suo candelieri, ma fa è damo su finamenta de gremio, so. Chi sono tre chi in noghe in Tattari e calchidunu best in noghe finamente già in Santa Maria de Bellè con sa cappella può fare sa festa già so santo so oppure sa Madonna già chi so so ana a venerare a festeggiare e questa puntata l'accompagniamo so con amico so calchi ospite spuro e servizio ho fatto so finalmente in esterna in questo periodo e noi di Mamma Saldigna abbiamo viaggiato appunto può conoscere in più su sul gremio e sul candelieri di questa città antica di Tattari e un ospite puro è su Gualdiano del noghe di Santa Maria de Bellè che fra poco andiamo su ad acciappare e tanto vi state con noi ma prima di andare mo scherzo augurare a cent'anni o a cent'anni come ti dicono i sassaresi, come ti dicono noi, come ti dimmo noi sassareso. E questa poesia di Pompeo Caivia, su poeta manno de Tattari, su poeta che ha amato, su Tattareso con suo sonetto, e ha lasciato finalmente questa poesia sopra i suoi scandelieri, chi fa che goi. Rigandareri varano in piazza curipetti di raso tremurenti, fatto riporre con una mazza e un sindaco in mezzo sarudenti. Tutti canti saruda senza distinzioni, finza ribanderetti di rubino. Arruglia ruddamburo di continuo e rubì farusona riganzoni. Rubì faru che pone l'allegria e accompagna risetti gandareri finza raianna di Santa Maria. E in che danni ricrazzano i ripetti e si rientrano i gigia più riziri, curipagiani. E con i cuglietti, a frappago con Mamma Saldigna, poi gremio e candelieri. Tre dei i gandarieri e i gremi, e noi che ne vediamo tutti. E andiamo piano piano, rimassai. Chi chiazini santo breddo di Silchi. Fra bigamuri, chi chiazini noghi in Santa Maria di Bellè. Ridrapperi, chiazini noghi in Santa Maria di Bellè. Rigasturaggi, chiazini in Duomo. Lucurani, chiazini noghi in Santa Maria di Bellè. Le macchie d'ascia, chiazini noghi in Santa Maria di Bellè. E da pure i zappadori, non vi prima, i noghi in Santa Maria di Bellè. Il garatoneri o viaggianti che chiasi in Santa Uchino, il bicapidreri che chiasi in Oghi in Santa Maria de Bellè, i frairaggi che chiasi in Iroduomo, i massidaggi che chiasiani pure in Iradrinidai e poi da voi pure un poco in Sant'Antoni, altri ferrotranvieri che sono in Oghi in Santa Maria de Bellè e i braccianti che sono il Gremio della Mercede che chiasi in Santo Giuseppe. Chi ci sono 13 gandarieri, 13 gremi, chi c'è la nostra tradizione. Senza i gremi, senza i gandarieri, fece non venne. Fece processione non venne so quasi. Ammettetevi che fanno due vecchi impulcanti ogni anno i gremi, 30 i gremi. La vecchia manna del gremio, la patrona o lo patrono, e poi la vecchia minore. E poi esci la paccia, esci la didra di Immacolata, esci la didra della vecchia del voto a fine maggio. E chi ci sono l'eredità, chi c'è l'eredità della nostra cultura? Tanto Mamma Saldigna dice a Rigremi e Rigandarieri grazie, dice chi c'è di gente, di tradizioni. Dici, Mamma Saldigna, che voi meritete un luogo e la cultura e siete figliori di chi ha terra così impulcante e così bella, che è Mamma Saldigna. Rugandareri di ridrapperi, chi era antico? Antico Badì,
Che il Candareri è dell'Ottocento, della seconda metà dell'Ottocento, forse, da, potremmo dire così. È particolare che è diverso dall'altro. Già Pompeo Gaivia dice che è Luigi Falchi, che sono questo, due importanti personaggi sassaresi, dice che il Candareri la farà del 1893, non farava. Però era già fatto così, e vi sono i disegni di Pompeo Gaivia che danno che c'è testimonianza, che c'è notizia. E dice, e Luigi Falchi dice pure che in questa farada che il Candareri sta dormendo in un'altra sacristia, ed era già fatto così. Prima di chi il Candareri drappelli avviare un Candareri come in l'altro, con il cappelletto mano sopra, con le bandiere di mani sopra. E chi sulla seconda metà dell'Ottocento è un periodo difficile per i gremi e i Candareri, ma magari una chiavocca ne fa vedere meglio. E va, andiamo piano piano gli ruinocchi e vi posso vedere pure il piacere che si boni sopra a Candareri, a chi Candareri di oggi di Redraperi è preciso a chi il antico che abbiamo visto va, fatto nuovo, ovvio no, ovviamente, e il piacere che appunto si accende, la sera del 14, ed è lo simbolo di della candela votiva panno che la signora. A facca in occhi per la divisa che trattano oggi con il pada buro e con il petto, no? Del colore che è come il colore della bandiera delle drapere. E tanto le drapere sono impulcanti in Sassari e sono antichi in Sassari come i travagliatori, ma il cranza dei gremmi. E un documento antico è che su del 1531-32 sono pure fontumati la farada votiva del 1531, da poi l'anno che viene c'è pure un altro documento, e così è che sul documento è preciso che su delle bellicciai come è fatto, come è scritto, vabbè, è un poco diverso 30 contenuti. Però vuol dire che anche su tempo i consiglieri facevano i documenti impuglianti e parasitai e andiamo a vedere gli altri. Ma cosa so i Candareri, amici di mamma Sacchigna? Cosa so? So candeli di rinna, manni, maduri. Chi è che su di Macritascia? Chi anticamente erano i 30 della confraria di Nostra Signora di Lagneri, un pari ari picca bidreri, padì erano i miscieri di Rarinna e i miscieri di Rabredda, vennerani un be. Non ne diciamo tutti, non ne diciamo tutti i canti oggi. Cosa sono i Candareri? Sono la rappresentazione di chi Candeli. Candeli che devono essere pochi in voto a Nostra Signora e venivano pigliati a brazza, pure sopra il paddi quasi, non si pulimmo, e qualche volta pure a mano lo bigliani, e rifasini andà a passo di Candareri, a passo di Zamba, oggi si dice, a Badusaglio, la danza, la raspa e altri ancora ne fazzini, accompagnati dallo tamburo e qualche gremio, commenti dei viaggianti e commenti che su dei braccianti, direi, no, che la signora de Mercedes, pure un bifaro. E tanto che i Candareri venivano pigliati, fatti badà, e cos'è? Tanto la farada, una processione, sì, una processione, un poco particolare. È un momento, come si può dire, paraliturgico, però vi sono i simboli cristiani. Non è una cosa che, come ti dici, un poco di niente, che non entra nulla con la cristianità. No, no. E sono pure, insomma, avevo pure la benedizione sopra i Candareri. Si fa la messa, pure, che tu non pure la dici in bocca al Candareri della Chiesa, fai pure la messa di ringraziamento. E poi si può dire a vigili, no? Che di prima, che tu non lo fai, anticamente si faceva solo la vigilia, lo 13. E allora che i Candareri sono proprio la rappresentazione di chi c'è voto, di chi c'è preghiera, come si faceva in antico, e oggi vi sono i bucchiatori, e ma ve sempre, e lo gremio vi sarà sempre. E allora andiamo ancora davanti a raccontare che cosa. Lo Chiurani.
Un altro crema impulsante per la ZDAI, per l'economia della ZDAI, non che per la ripiglia, che c'è bella, che vedo qui, che è la rappresentazione forse di qualche cosa che si trattava anticamente, che c'è la tratta di radi della Varadaburu e i risurini DAI, che c'è lo bricco, che c'è lo fiocco. E come lo chiurani, i viaggianti buru, hanno un modo di vedere così preciso, una gappa, no? Vediamo i nocchi. Lo chiurani sono impuglianti. I nocchi in Santa Maria hanno nocchia signora di Valdivecchi. Lo gandariri è antico, che vediamo i nocchi è proprio antico, antico. Lo nuovo l'hanno fatto negli anni 80. A vedete come è fatto, perché curare. Non c'è signore di Patti Paglie, non che non si vede che chissà della tirano i buchi e la sono gandarieri, però potete vedere come si fa anticamente, vedete, no? E che dava fiori, fozzi. Non c'è signora Buru intagliata, veramente l'effigie, l'iconografia, paddi. E tanto lo curani sono impuglianti un bè, ma avere un bè assai Buru pa. Che modo che hanno di trattare la tradizione, forse sono di più tradizionalisti e non è una cosa fea, anzi è una cosa proprio da ripetere. Noi continueremo a viaggiare in questo museo così bello e allora venite con noi. I gandarieri impuglianti, un altro è questo delle Zappadore di Santo Giovanni Battiglia della Neura, oggi non lo festeggiano più, ma festeggiano la Natività di Santo Giovanni Battiglia, un gremio che è nato nella seconda metà dell'Ottocento, un gremio nuovo, un gremio che ha avuto la facoltà e sono stati bravi a pigliare che avvece impugnanti, che era un voto di Sassari. Chiesto di Santo Giovanni di Battiglia della Nebbia, che si fazia in cattedrale, si fazia ora municipale DAI, si fazia, è tanto con lo sindaco, ma si fazia pure con lo gremio dei massai, degli agricoltori, no? Potremmo dire in italiano. Ma è di, sono nati da voi, hanno pigliato in questo momento storico, dove ormai la Chiesa non aveva quasi più nuda, trenta il Regno d'Italia che si era praticamente fatto in questo momento, e che da vecchia non la faziano più, manco in cattedrale, manco in Aguria, è della Nesa e Vada, e hanno fatto questo gremio, che oggi è un gremio impugnante in città, un gremio di tutto rispetto. Lo gandarieri che avevano i bacchiori, ve l'hanno dato, ero 37, 1937, quando varano, un gremio che fa due bassi dei gandarieri, si potremmo dire, cura danza, o zigolo, come si dice, e roba d'usaglio. E lo fa se ne va davvero questo gandarieri a passo di Damburo, un gremio che vediamo in occhio, un chicco vestito, no? Un chicco piccimento, un chicco piccimenta, che va a mentà, come si faceva prima il rosezento, come si piccia, è un gremio che oggi è impugnante in Siddai e festeggia Santo Giovanni Battiglia. Particolarmente interessante che bisogna candalerisi, bisogna ripiglia, no? Questo abito, questo stile tradizionale sul gremio del Tattareso. Noi ci andiamo come a fare un conto, una regionata con su Gualdiano del Noghe di Santa Maria de Bellè, il Noghe in Tattari, e facciamo su di Nostra Signora, di questa Madonna che su battoldi de su notte de Augusto fa che te questa grascia sa può liberare da sa peste, da sol male se sono stata reso su con suo scandelirisi. E tanto benedito
Grazie, questa è una bella cosa per noi, di Mamma Saldigna, questa ospitalità è vostra. Già, in quella bellezza che è questa biblioteca. E poi noi, che in questo luogo di meraviglia, di cultura, di etnografia, antropologia, di tutto, bada, è a dare a noi, sì, bestissa, vero? Sì, è vero, se noi che in suo convento, di Santa Maria, la Cresia di Santa Maria, e la Madonna Assunta, alzata a chelo. Vero, vero. Tutto questo este, anima e corpo. E la Madonna, la mamma di Gesù Cristo, mamma di Deus, figlia di Deus, sposa di Deus, come te nasce canto, mamma, figlia e sposa. E noi si proprio noi che in Sassari fai questa vesta manna della città, sul battordi di Augusto, come te sa appena nato. E tanto in questa notte, questo simulacro miracoloso, esposto e messo a sagheggia, a dannanti a saltare, e entra in questo scandalirisi. E voi, si senti presente in noghe, dai meta, dai seculos e seculos, un pare a sol gremioso. E tanto narami prima di tutto. Tu sei il frate franciscano, dai gando. Deo, dai me, da quando ero pizzocchetto, sia 30 anni fa, che si ho ben noi in Sassari, si è stato fatto preti proprio in noi. Dai Galeida? Deo, sono Bonarcadeso, de Bonarcado, una traida mariana. Come te tatta? Come te Sassari, una città di Mariana. E proprio anzi, questa marianità, come si può narrare, che si tiene in suo coro, quindi s'amistade è facile ad abire. E quindi in noi in Sassari di Apobiu questa fide, questo sentimento, appunto, interiore. Questa Madonna che è si intende proprio, e sa gente l'intende, il nostro non uno devozionismo, come te si narradoe, ma è una vita proprio sincera, profonda. E a te è stato accompagnato in suo cammino dove può fare che suo frate franciscano? O è guardiano di questo luogo? Sì. E in più tu è a regione da sia questa parte politica cittadina, che è il giusto che è, no? Beh, certo, certo. Ma finalmente anche questa parte gremiale di questa città. Abbiamo nato prima a entrata di questa puntata 3 che sono in totale, in dedotto. Il no che canto bindata in Santa Maria. Sì, so gremio, so come si narra di Noghi Sassari, so meno stribagliatore, se quindi è tutto sa città. Rappresentato in questo voto che hanno fatto sattuzzare, può essere liberato da questa peste, di questo male, che vuoi di bocchino di tutta la gente. E questa gente andava a sa mamma, è vero, a preguntare a Zudo. E capitava proprio che sul 1500 questa peste, questo male, sti sparì. E dai Sara, sul battordi di Augusto, sul zero di Augusto di Dognano, sa cittade rappresentava del suo sindico e del suo gremioso, venire a sogliere su voto a sa Madonna. E canto sono in noghe questo gremio? Autoferrotramvie? Sono tre gremio in tutto, e in noghe in sa Grecia di Santa Maria sono in sette addirittura. Ognuno tiene sa cappella sua, e ognuno tiene sa vesta sua, sa vesta manna, sa vesta minore. Vero. Cominciamo magari forse dai culti un poco più antichi dei noghe. Fregamuroso? Esattamente. Chi sta in quella cappella? Antica meta! Sì, tu fino ad prima sono franciscano, sono venuto in Sassari 800 anni fa, quasi in 1200. E Santo Francesco vive ancora vivendo quando sono franciscano, sono arrivato in Sardegna. E arrivato a Sassari in Noghe, proprio in questo convento, di Funizai Varasa, ma Funivarasa Benedettinos, che fu benedetto dal 1500, ma nel 1200 sono anche fuori Bruso. E sono franciscano, so che fune andando e venendo in ogni luogo, sa città da no, prima di essere di no, che sia il suo convento, questo è proprio bisatro. E sa, dai Sara,
che sono sempre in noi in questo luogo. Con questa finamenta già religiosità di Santa Maria de Bellè, sì, de Bethlehem, tanto de questo luogo è nascito. De Assisi, l'amore di Santo Francesco e Santa Madonna, mm-hmm, Santa Maria degli Angeli, mm-hmm, e infatti questa cappella de Sol Fregamuro, esattamente, e questo è bene a Coa, ma la prima cappella vuol dire Santa Maria di Campulongo, ah, è vero, come è vuta in origine, e non che vuta ancora sa città di Sassari, non vuta ancora Naschia. E poi, quando sono in basso franziscano, Santa Maria degli Angeli, e su nome poi stava Rao Vincisagommo, Santa Maria di Betlem, ammentando l'amore di Santo Francesco, la terra santa, in cui è nascio, crescio, è vivio e morto Gesù Cristo, che ci ha salvato. Vero, bello. E in questa cappella o è vista una sua fregamura, tornando a fare dare dei grimi, sì, poi bisogna sono soltulano, piccapitrieri, mastro de ascia. Mastro d'ascia, sì. Autoferrotranvieri, ma trapperis puro. Trapperis puro, esatto. Sono sette. E zappadores puro bisogna. E poi l'ultimo, che è ben trovato a fare Savaradda, autoferrotranvieri, naramus. Tanto, sono sette. De Dreighi, tanto che rinnare che no che sono attaccato al Medasa, a sa scappella sia, a Mattesi, a suo santo, a suo chiso, no? Li fa esatto, che dai patronos, ma sempre a Nostra Signora, che na, non sa mentare a Deus e tutto, certo, a Gesù Cristo. Torniamo appena a far dare una, ancora de su modo del suo frate francescano, si no, che de come te vivini, no? Tanto poi si fa chiedere questa vita, liturgia, sa paraliturgia, sì, che sono scandalieri, ci sono paraliturgia, sa finamente, sì, no? Sì. E più su, in tra la città, con la comunità cittadina, voi si fai date, incontrate. Sempre, sempre stato dello suo francescano, so essere con sa gente. Paghe e bene a tutti, e finisce scando la città di questo luogo, e la gente veniva dai noghe a incontrare la sparasa, ma vinse a piegare sabba da questa fontana, e noi questa fontana famosa, che da voi andiamo a baitare, esatto, che zavo a buffare a tutta la città dell'antichità. Ma poi non solo, in suo secolo che sono benioso, finisce il luogo culturale, la biblioteca è stato uno segno di questa. Ammentiamo su a Frate Sisco, no? Frate Sisco, nel 1700, so che fu di su tempo soprusso romano, in cui. È vero. Cioè, sa cultura, sa come te vuoi dire? S'arte, sa spiritualità, fidi un centro in noghe, in Tattari. La gente podia vendere in noghe, vuoi dare, imparare. Certo, è sempre stato di Asiche con sa gente che veniva in noghe, e ancora oggi. Questo che era essere un luogo di incontro. De fraternità, e in più a Zildadu, a sa città, infatti lo narramos a sos amico nostro de Mamma Saldigna, venite in noghe, incontrate a esso, anda bene, fai date con esso, anda bene, ma passizzate in noghe, bisogna candelieri, calche d'un antico puro, bisogna un paramento sacro, beh, su simulacro de Nostra Signora, e altre cose belle, già, che i soggiorni no, che hanno regalato a città, in questa collaborazione sul gremio, certo, e torniamo certo, sempre a cultivare questa città. Città. Che se non certo, penso sarà sempre Zau per il vero, è il vero. Tanto, in Tenara, una vasizzata andiamo su e su chiostro, piano piano, e non dico, magari facciamo su una pena, mettiamo giù su questa bellezza dei noghe che ancora fai da de Nostra Signora, che sul certo, parlamento, su no, su vestire, sul vestire. La Madonna si vestia da prima a sinistra del suo mese agosto, e poi a Savine del suo voto, della sua ottava del mese agosto, la Madonna veniva disposata e tornata a suo luogo su. Questo sono su vestire della Madonna, su mantello, su un'edda, su corpette, tutto in preziosio, sa maniera sarda. Certo, ricamato, tutto dai maestria. Questo è così che va adesso 1700. Bello,
che come non si tratta più giù sopra a issa, però sa gente la poteva ammirare, la poteva ammirare. Certo, certo, la stessa guerra è stata fatta da sabato noi, sì. E come testa di uomo. E questa stessa, se figge, se Madonna, se siamo d'accordo, che viene di posta su, in mezzo a questo, in sul centro della Sacresia. Sa chi drommiti. Esatto, sa, questo drommire, posso cristiano, cioè morrere, sa morte che diventa tutto il mio su. Posso cristiano invece è drommire. Sì. Sa morte è un drommire, può indischidare in chelo. E essa è e proprio l'immagine di un manna, esatto. Posso cristiano, ca. Che è morta, se drommia e si indischidata in chelo. Sì. Anima e corpo. E questo che narra sul destino des omine è stato fatto posso chelo. Bella questa cosa. E con questa bella parte poetica poi devo narrare puro, ma finalmente già religiosa, già noi camminiamo su e andiamo su a vedere questo brigliatore. Andiamo su. Tanto, Salvatore, noi che siamo entrati su un chiostro, questa è la fontana che narrai a spiegare. Questa è proprio la fontana che narrai su del suo brigliatore. Brigliatore è una parola spagnola, che narrai su Zampillo, è sabba che ti bessi di questa buca. E noi chiediamo su sì, sistema su, già antico su questa città. Una prima rappresentazione del sistema della città. Difatti, sadurre i dimus e poi sì. Attero su chi o è, non della raccontiamo su questa puntata del suo crimine su scandilirisi. In un'altra puntata so, magari raccontiamo su questa architettura ed altra cosa. Sì. Si vede che è tutto consumato, la gente ponia la brocca, ponia la mano, quindi... Fino a San Essi, 40 che mantanno, so. Beh sì, trattata. Questo deve essere pure un vago sul centro. A Buffau, è vero. Questo deve essere pure un vago sul centro del suo convento, Nessi e tutto, sì, no? Sì, un vago esattamente, con tutto. Su momento conviviale, se finalmente a suo frate se ne ha in noghe, no? Sì, anticamente, infatti, se sono refettori, poi proprio in noghe. Mentre in quello è su Buzzu, sabba, non so, uno, è questa la fontana, che è la sabba salzitale, e poi accanto deve essere su Buzzu, che è la sabba a Sagoghina, poi... Tanto, devo che serrare questo momento con una tia, con te, su, proprio partendo dai sabba. Niente a suo amico che sabba finalmente sapo su santo, su seraffico, fede importante. Ecco e io se vento mai a meta, sabba abba Deus, no? Tanto, Tattari, è Mariana. Esatto. E sta amica adesso il Francescanus. E non si può denare chi non. Certo, per questa presenza este. Sumilità de sabba. Noi si la chiediamo su le aree un poco dai boi, si, frates franciscano, di sumilità, no? La certo. Chilcade. E chi ride si sono sattero, se si hanno umile, se come il nostro Signore, se come il suo seraffico. Tanto un saluto a te. A voi di questa comunità, un ringraziamento per tutta l'ospitalità di Mamma Saldigna e Noghe, abbaidendo in cara quest'abba, Deo ti saluto e ti ringrazio, e se tu devi narrare un'ultima cosa a suo amico di Mamma Saldigna, ve lo potete pure narrare, un saluto in camera, ve lo potete fare. Grazie, grazie. E a tutti, si sarà venendo in Noghe, in questo convento, in questa città, potessi azzappare questa paga e questo bene che su coro dei uomini è sempre criccante. Tenere sitio di un'abba che darà soddisfazione a sua domanda che tiene del suo coro, sempre. Bene. Paga e bene a tutti. E un saluto e noi continuiamo questo viaggio e vi state con noi. E noi che siamo in Mamma Sardigna per questo momento particolare di questa festa che si narra da La Faradda, di Rigandareri, in Tattarese Lunarangai, e noi che su gremio del suo messaggio sono benedi, con il suo sindaco a ponne sa bandela di Nostra Signora de Salgrascia sopra a questo balcone che vedi una volta sul palazzo di città o è sul teatro civico. Sono andato a alloleare a Palazzo Ducale, su gremio a suo sindaco Giuseppe Mascia de Tattari, e come questa bandela
posta sopra un piatto di pratta, venire a fare su questo momento importante che da voi stasera non si parla di scandalieri, si narra da su brindisi, che vogliono questo cin cin narrare posta zittata e da poi si fa che si intrigo e da poi si fa che su questo intattareso si narra da ingiriuttu parazidai e per nostra signora di Rassunta. Amico del Mama Sardigna ha servito un momento di spanto, un momento culturale, un momento storico. Questa bandela diventa la bandela della città. Questa bandela narada che non che si fa che di un intrigo e intrigare in Tatarezzo finalmente se che narre ponere qualche affido, finalmente se come si che con giù a sa gente e tanto sa città si con giù a Nostra Signora, sa vilzine Assunta, che stanotte in una funzione religiosa, non è missa, non è pesperu, è esposta sopra sa città, alla a mare. A questo voto contro la peste, contro la malattia di ogni tempo che noi le Mama Sardigna possiamo raccontare. Amico di Mama Sardigna, in noi che siamo in questa bellezza che è la sede di tutta di questo bello luogo che è la sede del suo gremio di Sa Mercede, di Nostra Signora, in noi che in Tattari, che sono giovani e puro tenene questo spanto del luogo e abbiamo la bandela di Nostra Signora che si indica da sopra del suo cappelletto, del suo candeliere, di questo nome del suo operaggio. Malcusara, questo nome da voi è andato in noche sopra in questa dettoia a rimanere a Sicapone in mostra. Su cappelletto, come ti dimmo, tiene questo colore di Saragona, questo colore di Saragona, questo Bora Bora, già, e questa bandela pure, che sono un trapaglio di abbero importante in città, fatto da questo gremio che tiene abbero maestria, questa cosa bella dell'arte, della tradizione. Popolare, se amico, e tanto venite ancora con noi, ci andiamo a scoprire Piffaru e Tamburo.
battoldi chi te ha usto in noga in tattari, amico del mamma Sardigna, c'ha sessita dei suoi scandelerici, la varadda di ricandarieri, come ti si dice in sassareggio, e non che siamo in rosario, fa vedere un poco in sassareggio, amiche, un poco in limba, e come entriamo su, a bidere una cosa particolare, in noga, c'ha il banderetta già, sul gremio già, in un altare minore in noghe, casa tradizione scussa, una volta bessiana da in noghe su scandelerisi, e come volevo fare un bidere a voi della mamma Sardigna, che è la tradizione del suo gremio, chi giugne, chi attini in noghe, sa bandeledda, venite con me. Questa è la bandeledda del suo soltulano, questa vilzine de badde bilde, che è l'emblema della patrona del suo gremio, questa è la bandeletta del suo beraggio, dei suoi candeleri, e tanto questa è la tradizione tataresa, questa è la tradizione della Sardegna, questa è, anzi, chi che era vecchia manna di Sassari, pari gandarieri, ma non che la signora di l'assunta. Comente se zilbidinde i dende in noghe, sal banderedda sa de sul gremio, so giunu posta sa, i settende, sa escida de so scandelirisi. In noghe, in sottigento ancora, e forse in sa prima metade de so noigento, so scandelirisi vini noghe a intro, e bessiana, comente naria Luigi Falchi, su giornalista Mannu da Tareso, in noghe, bessiana in trionfo. Po questa bellezza che sono, sono scandelerici, con piffaro e tamburo. E questo sono salbanderedda del soveraggio minore, del soveraggio dei suoi candeleri, che fra pago bene ne ascende la leare, e sono bintrende come finalmente sul zappatore, e noi si salutiamo e andiamo a vedere questo scandelerici. Siamo in noghe, e sono scandelerici, e sono messaglio, i raffarati di Gandareri, in noghe ve, il gremio antico, con Gandareri giugno, e abbai detti, un simbolo in noghe, di la Zidai, e di gremio. Sopra, in un cappelletto, veduto l'avvicchimento, l'avvicchimento di Chico Gandareri, che è nuovo, ma la Zidai è in noghe. E da poi andiamo a ciappare tutti i canti rigandarini, andiamo a ciappare tutti i canti, ma chi ci ha parlato di rigandarini di chi canta? Un saluto a tutti. Thank you.
Che canto è bello questo momento, di chi ci farà, di chi cantare di chi farani, di cantare di chi sono antichi, e bello un arruinsaldo pure, in limba, questa è una tradizione che forse già prima Ponte Ocare sapesse, di sciumilli che in bichento battono, narana, c'è gente, c'è storico, ed è pure qualche cosa la puita in quel documento, e tanto che in bichento è più sanno di questa festa, di questa tradizione, c'è per noi il de Mamma Giardina vuole raccontare in questa puntata, è stata una cosa importante. Sa cittade de Tattari tenese tradizionese. So scandeleri ci sono cominciando a che falare e a ballare, e baidamo c'è il fraidalzo, dai gudala chi ne sono valente può andare a sciogliere questo voto a Nostra Signora Assunta. E tanto noi ci, de Mamma Saldigna, bo salutiamo e bolunaramo in Tattareso. A 100 anni a tutti, a 100 anni Giassari, a 100 anni tutti i gremi e tutti i gandariri, a 100 anni a voi che siete lontano da chi c'è a terra, da chi c'è a Giassari, a 100 anni a tutti.